Sindaco Alessandrini, è davvero emergenza smog a Pescara? Il dibattito pubblico sembra non poter fare a meno di frasi come emergenza, allarme. Non è così, siamo all'inizio dell'anno. Lo scorso anno abbiamo avuto un numero di sforamenti rispetto alle rilevazioni sulla qualità dell'aria inferiore ai limiti di legge. Siamo stati cioè sotto i 35 sforamenti. Ora, noi immaginiamo di qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, di mettere in campo una serie di iniziative strategiche e immaginiamo di farlo non solo come comune di Pescara, ma come comuni dell'intera area metropolitana vasta. Cioè, proprio ieri io ho parlato telefonicamente con il sindaco Maragno, Montesilvano, il sindaco di Lorito, Spoltore, e poi il sindaco Marinucci di San Giovanni Tadino e poi il sindaco Antonio Luciani di Francavilla, perché lunedì ci vedremo qui a Pescara per immaginare e disegnare una serie di politiche ambientali comuni. Questo per me ha un significato doppio, perché significa immaginare una programmazione unitaria del territorio. Le misure su cui noi ragioniamo sono quelle solite, ma che devono essere inserite in un ambito di sistema. Certamente allo studio c'è la possibilità di immaginare domeniche ecologiche, c'è la possibilità di immaginare limitazioni al traffico in zone, diciamo, centrali delle città, delle auto inquinanti, possiamo immaginare forme di potenziamento del servizio pubblico. Vogliamo fare tutto questo? Vogliamo fare tutto questo insieme ai colleghi sindaci, perché naturalmente non è che cambiando il confine da Pescara a Montesilvano piuttosto che da Pescara a Spoltore cambia qualcosa. Vogliamo farlo, però sempre, diciamo, rinunciando all'idea di seguire il partito della paura, perché la qualità dell'aria di Pescara e dell'Abruzzo è assolutamente normale.